Invece lui fa passare in altro modo la questione, perché ne ha bisogno di propaganda, ha bisogno di un nemico, ha bisogno di dare la responsabilità a qualcuno per un tema che non riesce non solo ad affrontare e comprendere, ma di cui vuole invece cavalcare tutta l'ostilità, tutto l'odio. E quando Salvini furbescamente dice, nel momento in cui Carola, il capitano Carola, il GIP rifiuta l'arresto e considera il suo comportamento legittimo e necessario, furbescamente dicevo, Salvini dice, allora chiunque forzi un posto di blocco domani può essere giustificato. Falso, perché in quel caso, nel caso di Sea-Watch, si tratta di un'ambulanza, è come se un'ambulanza fosse fermata da un posto di blocco. Questa è l'immagine più giusta. L'Italia è il paese con meno migranti, come sapete, in Europa, non c'è alcuna invasione, i numeri parlano chiaro, è tutto falso, tutto completamente falso, ma c'è un disagio vero, il disagio delle periferie, il disagio del crimine, gli spacciatori tunisini, gli spacciatori albanesi, gli spacciatori nigeriani. Quanto è facile identificare fisicamente questo e quanto è difficile ricordare che ogni singolo di queste operatività criminali è autorizzato dalle organizzazioni italiane. Non fatevi ingannare da un'altra palla che raccontano continuamente, e cioè, ma mica li possiamo accogliere tutti. Attenzione, qui si tratta di salvarli tutti. L'accoglienza è un secondo momento, e sull'accoglienza si può discutere. È ovvio che devono esserci quote europee, ma c'è tempo per discutere. Il tempo intendo dire giorni, settimane, in questo senso. In mare non c'è tempo. Non c'è tempo, se iniziamo a ragionare, respingiamoli a casa loro, la guardia costiera libica, li fanno ridere. Ecco perché non confondete, perché loro tendono a dire, mica l'Italia può prendere tutta l'Africa, non è tutta l'Africa innanzitutto.